Giuseppe Zegaina è un artista, un intellettuale, uno studioso di profilo internazionale e giunto al suo 90° compleanno, la Regione Friuli Venezia Giulia gli dedica una mostra. Una mostra che non è soltanto un tributo alla sua opera grafica, la mostra in questione è di opera grafica, ma è un progetto espositivo che poi si estenderà anche nel luogo di Cervignano del Friuli, laddove Giuseppe Zegaina vive, e alla stamperia Albicocco nella città di Udine. Paesaggio come anatomia, l'incisione dal 1965 al 2014, è questo il titolo di una grande raccolta di quadri che appunto la regione ospita nella sua sede triestina di Piazza Oberdan, con 60 brani calcografici che testimoniano l'inventiva, la tecnica di un grande incisore di profilo internazionale. Dal Colle di Re di Puglia, farfalla che depone le uova, la prima del 68, la seconda del 72, il 4 novembre a Re di Puglia del 78, astronave sulla laguna del 1983, e poi ancora mio padre tra i girasoli del 1985, la sera nel vigneto dell'86 e il recentissimo mio padre in sogno del 2014. Sono solo alcuni dei brani calcografici che possono essere ammirati nella mostra triestina e che avranno appunto la loro continuità, come dicevo, a Cervignano del Friuli e a Udine. La mostra, che come abbiamo detto è ospitata nell'ambito degli spazi della regione Friuli Venezia Giulia, è stata inaugurata a Trieste alla presenza dell'artista, come si vede nelle immagini, dal presidente del Consiglio regionale Franco Jacob, assieme alla presidente della regione Friuli Venezia Giulia Deborah Serracchiani e al vicepresidente Bolzonello. C'era anche l'assessore alla cultura Torrenti, il sindaco di Cervignano Gianluigi Savino e i suoi predecessori Paviotti e Travanut, tutte persone molto legate a Zegaina e alla conoscenza precisa del maestro internazionale. Chiamarlo maestro di Cervignano è assolutamente riduttivo, ma il suo luogo di provenienza, di vita, di identità, lo dobbiamo comunque sottolineare, Cervignano del Friuli. È stato sottolineato anche dal presidente Jacob e dalla presidente Serracchiani, che hanno evidenziato un messaggio, quello di Zegaina, che avviene attraverso opere che raccontano e interpretano il territorio, offrendo occasione straordinaria di rivisitazione storica. Il paesaggio della memoria è un paesaggio di sogno, c'è una componente fortemente onirica nella pittura di Zegaina, argomentata da una sostanza poetica che deve essere richiamata. Lo ha fatto anche Francesca Agostinelli, la studiosa curatrice della mostra, che ha ricordato anche il giudizio di Pierpaolo Pasolini sul maestro. Zegaina dunque, artista del 1934, è stato vivo come intellettuale e ha dato alla luce anche diverse opere letterarie. Il suo incontro con Pasolini avvenuto in anni allorquando l'intellettuale casalsese era uno dei protagonisti già della letteratura italiana e del cinema, avvenuto nel 1946. Il suo incontro con Pasolini, dicevamo, è stato incisivo e fortemente indicativo per la sua vita. In quel senso gli slanci creativi
d'avanguardia dell'intellettuale, hanno messo in luce più propriamente che ci trovavamo di fronte a una figura culturale che avrebbe attraversato due secoli e di fatto li sta attraversando, il 1900 e il 2000. E quando si parla di suoi secoli si mette in luce quello che è stato il lavoro, la ricerca di Zigaina nel quadro del neorealismo. Al di là di questa sua partecipazione al mondo intellettuale italiano e internazionale, noi dobbiamo concentrarci oggi su quello che vediamo nel quadro di questa mostra estremamente significativa e un'apertura veramente di alto profilo sull'opera di Giuseppe Zigaina. Una pittura che ha attraversato il neorealismo e in un certo senso anche l'espressionismo degli anni 60 e successivi, 70. Giuseppe Zigaina non può essere definito un autore dell'astrattismo, ma indubbiamente è passato attraverso quei movimenti che dal neorealismo in poi ci conducono fino alle avanguardie più contemporanee. Guardando i suoi quadri si ha una idea precisa di quella che è la sua creatività, una creatività veramente profonda, larga, una visione del mondo che va al di là delle cose. Qualche volta le cose sono quelle che ci fanno vedere la facciata, sembra dirci in alcune sue opere Zigaina, la facciata, l'apparenza, ma al di là dell'apparenza c'è un mondo intimo che possiedono le cose. E c'è un ricordo forte della propria vita che attraversa anche le cose. E tra i ricordi forti della propria vita che attraversano le cose, il ricordo del padre. Anche recentemente una mostra importante che si è svolta a Villa Moretti a Tarcento ha messo in luce questo rapporto forte, radicato con il padre. In Zigaina il segno è traccia. Vitale innervamento di materia, distacco oggettuale e allo stesso tempo concreta rappresentazione del mondo, della natura, della vita. La coniugazione tra bianco e nero assume quasi una funzione cromatica, in quanto è urgenza di luce ed essenza della conoscenza. Tra le opere di Zigaina bisogna sottolineare anche il ruolo avuto nella sua pittura da queste ceppaie, che sono delle strutture vere e proprie al di sopra delle quali si costruisce la storia. La storia sembra fluire, sembra fiorire dalle ceppaie, la storia dell'umanità, ma anche la storia dell'individualità dell'artista, dell'intellettuale Giuseppe Zigaina.